Allora, abbiamo parlato di Orbon, prof, ma anche Luciano. Come vedete la situazione di Orbon? Quando secondo voi rientrerà? Adesso, secondo me, ci sono due problemi. Uno di carattere fisico, evidentemente, perché gli esami di oggi potrebbero dar da pensare che ha di nuovo avuto qualche dolore e quindi potrebbero, come dire, allontanare il momento del rientro. E poi, ovviamente, essendo oggi il 6 di novembre e Orbon avendo giocato l'ultima partita il 7 di ottobre, è un mese esatto che è fermo. Per cui questo incide o non incide? Allora, da un lato c'è un aspetto privacy, per cui non si può sapere esattamente di che cosa soffra il Vabbè, ha una nevralgia giocatore. all'altezza del pube, però questo ormai lo E va bene, sappiamo, allora, di questo si poi parla. uno può dire che ha la pubalgia, uno Non può è dire che ha pubalgia, un'altra si cosa dice, o non è, sembra quant'altro. non essere No, pubalgia, ecco quindi questo. lì c'è questo primo aspetto. Dopodiché è evidente che il giocatore non sta bene, perché se riprende lentamente ad allenarsi, poi sospende per fare gli esami medici, poi non va in trasferta, poi fa il differenziato, poi rientra a lavorare con la squadra, poi non gioca. È evidente che non sta bene. Allora lo si mette da parte, come ho già detto tante volte, gli si dà il tempo di guarire. Io ricordo quando il Toro era il Toro, nei primi anni 70, Claudio Sala, più di una stagione, si procurava degli stiramenti, stava fermo 2 mesi. Tu facevi fatica senza di lui, lui guariva, tutto quello che si doveva fare faceva, quando rientrava ti faceva il partitone. Ed era il Sala di Fabbri, diciamo così, non ancora il Claudio Sala di Gigi Radice. Luciano, sei Bisogna dare d'accordo? il tempo di guarire, quello è un patrimonio della società, lo devi fare per il giocatore e lo devi fare negli interessi della società che un domani forse lo vende. Da direttore tecnico. Comincerei proprio dal fondo. Orbon è il top player del Torino, è un nazionale. Certo. In questo momento la squadra in fase difensiva ha trovato anche un certo equilibrio. C'è un campionato in corso, è un giocatore che va curato, non va sicuramente messo in condizione così com'è di giocare, perché sennò si rischia che magari da 15 giorni, 20 giorni ancora, poi magari sta fermo 2 mesi o 3 mesi. Dobbiamo calcolare che, appunto, essendo un patrimonio della società, e avendo trovato l'equilibrio, il giocatore deve tornare quando Quando lui sta si bene. sente di giocare e soprattutto è tranquillo e il mister ritiene poi opportuno di avere di nuovo il passo per poter fare. Perché in questo momento ci fosse la Champions League domani mattina, sono convinto che magari domani mattina la Champions League la finale la va a giocare, ma non ha senso in questo momento. Allora, c'è il derby. Cioè, E sì, poi, sai, c'è il punto, probabilmente è problema. proprio questo il Quest'anno per discorso. Angelo è stato problematico, ha fatto la convocazione estiva con la nazionale, poi Sì, non si è non quasi ha saltato fermato. una No, partita difatti, mai, si è veniva fermato utilizzato anche pochissimo nelle in amichevoli, estate e è stato in probabilmente giro questo con la incide. nazionale, Ha quindi un insomma fisico ci sta. particolare che va curato Certo, anche, certo. eh? Cioè non ha un fisico. Loris stravince per il momento nella lotta fa il messaggio più carino perché dice: sono un ragazzino di 14 anni. Quindi un ragazzo di 14 anni, tifo da sempre Toro, vedendo le immagini dello stadio a Filadelfia mi sono emozionato, domenica andrò a vedere Toro Bologna con mio papà. Secondo voi la maledizione finirà? Riusciremo a vincere? Miki. Lo speriamo, Dobbiamo veramente essere tanto. convinti. Allora, beh certo, Loris però ci riporta al discorso di Filadelfia, ci sono tantissimi messaggi, mi piace leggerne un paio. Questo dice: sono Ferruccio Franza, presidente del Toro Club Caraglio, gli amici del Fila, e si chiede che cosa aspetta il presidente del Toro a stanziare la sua parte? È un fatto che l'istituzione avrà avuto le sue colpe, ma è un fatto che se il presidente del Torino avesse dimostrato con i fatti di volere quello stadio e con un progetto chiaro di sapere che cosa farne, forse anche l'istituzione avrebbe risposto in maniera diversa. Devo Poi dire l'istituzione che l'abbiamo qui rappresentata e ci può dire. sì, no, ma io devo dire che nelle mie interlocuzioni, ma l'ho sempre detto sia pubblicamente sia al Torino, il Torino ha sempre peccato, insomma, di un aspetto importante, cioè tu una società crei qualcosa di forte quando fai anche degli investimenti immobiliari. Adesso per poi parlare di quel discorso legato alle operazioni Juventus, Continassa, Stadio delle Alpi, il Toro, non ha mai, diciamo, espresso volontà di investire su stadi, quindi Stadio Olimpico, Stadio Filadelfia e diciamo, tutto quello che può creare un indotto anche, perché facciamoci
Facciamo l'esempio di una Cittadella del Toro, che io vedrei bene al confine tra i quartieri Santa Rita e Lingotto, e comunque crea radicamento, crea maggiore attenzione, crea anche una sorta di turismo, perché noi comunque abbiamo la storia del calcio con il Toro. Certo. E quindi, voglio dire, creiamo un triangolo, diciamo, io dico, non del male ma del bene, tra Superga, lo stadio Filadelfia e lo stadio Olimpico. Allora, sempre in queste a Cairo, voglio dire, poi stemperiamo, c'è un altro amico che dice: domenica avremo di nuovo lo stadio mezzo vuoto, mi chiedo perché Cairo continui a proporre dei prezzi da Champions League. E questa è l'opinione di Marco. Ecco, io una cosa che proporrei, rappresento le istituzioni, ma visto che non c'è questo interesse immobiliare sullo stadio Olimpico, probabilmente come amministrazione, visto che il contratto dello stadio Olimpico viene rinnovato di anno in anno a una cifra che non copre i costi da parte della città, perché la città comunque spende 500.000 euro l'anno, senza contare gli interessi sui mutui per la ristrutturazione delle Olimpiadi, e il Torino dà 250.000 euro. Allora, a fronte di questo, nel momento in cui tu contratti come città, fai anche un ragionamento su una funzione sociale degli stadi. Cioè, io prendo esempi magari di altre città dove magari gli abbonamenti insomma, costano di meno. Quindi è bello andare allo stadio e vedere uno stadio pieno. E magari il tifoso del Toro lo segue in televisione proprio anche per questo motivo. Allora, a proposito di questione stadi, c'è il messaggio di Nick di Arona che dice: solo quando c'è di mezzo il Toro ci sono sempre dei problemi. L'altra squadra fa e disfa come vuole. Questo ci richiama un po' a quello che sta avvenendo alla Continassa. Allora, che cosa sta succedendo? E poi, legato allo stadio comunale che vediamo nella nostra fotografia accanto al Fila, questa ipoteca benedetta sullo stadio comunale verrà un giorno tolta o mai più? Ma io ho sollevato più volte questa questione, quindi credo che l'amministrazione debba farsene carico, anche perché poi non diventa appetibile. Chi è che acquisterebbe un immobile con un'ipoteca? Allora, è chiaro che se il problema non si affronta, le ipoteche non è che se ne vanno via. Ci vuole, diciamo, qualcuno che prenda a cuore questa vicenda e trovi una soluzione, che sia di natura transattiva, come è stato fatto sul Filadelfia, o comunque in via giudiziale, però comunque levare queste garanzie reali su questo bene, secondo me, va fatto. E dall'altra parte credo che indipendentemente dall'operazione Juventus sullo stadio delle Alpi e sulla Continassa, dove io comunque sono d'accordo se tu vai a riqualificare delle zone disastrate, ho delle forti perplessità quando, anziché parlare di riqualificazione, vai a toccare delle situazioni che sono diciamo già identificate. Sull'area della Continassa ci sono delle zone disastrate, ci sono altre situazioni che vanno tutelate. Io ricordo quando è stato fatto questa gara pubblica per trovare un futuro ad Arena Rock, che era quella struttura che non veniva mai utilizzata. Mai utilizzata una volta, dico sì, bene. Sì, è stata utilizzata, però non per i suoi scopi. Beh, Arena Rock è facile immaginare che se la si debba utilizzare per la musica. Se la si usa, perché, voglio dire, perché ci andiamo con lo skate, probabilmente un altro. Non ci sono stati grandi concerti, ma per una ragione, perché probabilmente all'epoca non si è meditato. Cosa sei andato a vedere, prof? Sai che non me lo ricordo, però io un concerto lì sicuramente concerto niente di speciale, ai, non oso dirlo. È stata progettata, ma non si è tenuto conto di un aspetto fondamentale, che forse in Italia e in Europa i concerti, sì, è vero che la gente li vuole vedere sotto il palco con i cantanti davanti, però necessitano delle tribune, cosa che non è stato fatto. E quindi nessuno si è mai sognato di organizzare una cosa del genere, perché poteva essere un flop. È stata fatta una gara dove erano previsti dei requisiti, nel senso che bisognava costruire delle tribune, quindi renderla potenzialmente adatta per fare dei concerti, ma comunque per liberamente dare un futuro. È stato costruito un cartodromo, quindi un impianto importante per la città, e adesso
a distanza di un anno, quando prima la Juve non ne aveva mai sollevato grande volontà, adesso si decide di mandare via tutti, ho usato dei termini. E voi siete tutti d'accordo? No, io voi su in questo... comune siete tutti d'accordo? No, non è vero, perché ci sono, domani mattina ci saranno anche delle... Cioè, ci sono state commissioni accese, io ho già espresso la mia intenzione di non votare un provvedimento del genere per varie ragioni, adesso la trasmissione non consente di fare un'analisi sugli aspetti che io ritengo anche di natura tecnico-giuridica, non solo politica. E allora, visto ma è al toro che ecco, cosa ma visto dato? Che siamo in una trasmissione... 30 secondi per dire che cosa finisce al non toro. Non si stanno creando le pari opportunità. Oh, che bello, che strano. Perché? Perché da questa parte c'è questa volontà forte di accelerare tutte queste operazioni, sulla parte del toro è vero che Cairo non ha voglia di intervenire, ma è anche vero che non si creano forse in questo momento le condizioni sull'Olimpico, perché il fatto di non intervenire sulle ipoteche diventa anche uno strumento per dare anche un pretesto, dire ma io non faccio, come era sul Philadelphia, perché insomma all'epoca Cairo diceva ecco io come posso intervenire se ci sono le ipoteche, ipoteche tolte, comunque ha dovuto per forza fare qualcosa. Capito. Sull'Olimpico voglio è dire, tutto fermo. Luciano. E sfruttare adesso Torino Capitale Sportiva 2015? Sì, però... Che è una bellissima scatola vuota, possiamo dirlo? Ma io mi auguro che sia sempre un ricettore di diciamo passioni sulla nostra città, non sarà sicuramente come l'Olimpiadi. Bella risposta da politico, è questa. Ma voglio dire, no, ma vabbè, tutto quello da allora, tutto mia, ma, per sì, carità. Io non, cioè, voglio dire, io benvengano queste iniziative che comunque creano Torino al centro capitale dello sport. Poi è chiaro che è uno strumento che è stato costruito da dei privati, va bene tutto, anche i Master Game, ci sono tanti, potremmo allargare il tema a tante cose. E rimane il fatto che su questa vicenda io esprimo forti perplessità, proprio perché... Esprimi anche le nostre. Guarda il prof, guarda no, Michi, mi chiedevo, guarda quante... Il succo è che non abbiamo una casa, non sappiamo dove andare, esatto. Dov'è. E inizia a far freddo anche, di notte fa freddo, pensa, senza casa dove andiamo in a inverno. Mi chiedevo, adesso. Non ci sono le pari opportunità, ci dessero Quagliarella in prestito gratuito almeno, non pagandolo so. Lo stipendio. Però. Sì, loro pagano lo stipendio. Allora, torniamo ai top e ai flop, grazie per le tue risposte naturalmente. Dunque, Michele dice basta con Bianchi, non ne posso più, appena salta 20 centimetri cade a terra. Ecco, rispetto a Bianchi, noi non abbiamo guardato, ma glielo chiederemo magari per la settimana prossima a Massimo Fiandrino, mi pare che l'unico giocatore dal quale non puoi prescindere in questo momento, escluso il portiere, sia proprio Bianchi. Anche perché quando me. Bianchi è fuori la squadra non fa punti. Eppure ci sono... Adesso andrei devo a dire guardarla che... un attimo, una statistica, per riuscire a capire quanti punti ha fatto il Toro con Bianchi fuori squadra. Devo dire che però ci sono due o tre telespettatori che stasera avanzano il sospetto sull'utilità di Bianchi. C'è un altro che non si firma e dice basta con Bianchi, non sa fare un passaggio, non sa dribblare mai l'uomo, è troppo scarso. Vabbè. Mi sembra un po' ingeneroso come commento, insomma al Giaveno lo prenderesti. Di corso. No, ti paga lo stipendio Cairo. No, forse è vero che davanti alla porta non è proprio il giocatore migliore che esista. Però è anche l'unico che la butta dentro, c'è dai. Da fare la butta dentro. Poi ci sono proprio, come dire, ci sono i complimenti di Gustavo da Pancaglieri, grazie, che manda un grande bacio anche a Michi. E poi ci sono due visuali diverse di commentare Sgrigna, perché c'è chi dice, mi piacerebbe vedere Sgrigna un pochino più indietro, magari quasi a centrocampo, ai piedi buoni, però davanti non ha la freddezza giusta. E poi invece c'è chi, come un altro amico,